E hey io, bella a tutti ragazzi, sono Factor Mode. Oggi sono qui con una bella live commentary. Di nuovo rieccoci sul mio canale, finalmente. E bene, questa è una partita che gioco su Ardennes Forest, Foresta dell'Ardenne, in italiano, molto più bello da sentire. Bene, niente, faccio una partita molto molto buona, mi è piaciuta. Gioco con le Volkungsgewehr. Ok, forse magari ci sono arrivato. Volky, la mia cara Volky. Arma fortissima, migliore del DLC, secondo me. Beh, anche la Orso non è male. Niente, faccio una bellissima partita. Un risultato, se non sbaglio, di 74 uccisioni, 75. O forse anche un pelo di più, magari. No, o forse un po' di meno, non lo so. Vabbè, fa niente. Ho rischiato due volte di arrivare al Voodoo Rocket. No, una volta di arrivare al Voodoo Rocket, scusate. E sono arrivato a 12 uccisioni di fila, senza morire. E dopo mi hanno seccato perché sono dei nabbi. Beh, niente, ieri ho fatto una serie di vittorie molto, molto belle. Cioè, serie di vittorie, di partite, diciamo. E stavo appunto, nel video, come vedete, stavo usando il bazooka. Perché stavo finendo tutte e due bazooka. Allora mi mancano solo due pistole e ho finito. Io ho la cromo anch'io. Se avete visto un istante fa, ho fatto una quadrupla con lanciamissili. E niente ragazzi, cioè è fuori di testa. Diciamo che all'inizio ho detto: ma che palle fare sto cazzo di lanciamissili, questi due lanciamissili qua impossibili da fare. Ma in sé basta un po' di impegno. Ecco qui ero 11 uccisioni di fila. Qua sono arrivato, se non sbaglio, a 15. Beh, comunque, tralasciando questo, all'inizio ho detto: ma no, ma dai, non li faccio, fan bagna la cromo, tanto fa schifo. Ho visto un paio di video su YouTube, tutti che dicevano: no, ma non è bella, è una delusione, perché non è molto scintillante, diciamo. Cioè, preferisco molto di più la diamante. Però vabbè, ho detto: dai, faccio questa sfida, così almeno la pubblico su YouTube, sul mio canale. E praticamente ho detto: mi faccio tutte le mie armi. Diamante, ok. E niente, dopo, perché allora ho cominciato un po' a fare questi lanciamissili qua, molto fatidici, molto noiosi da fare, perché devi stare sempre tutte le partite a ascoltare il commentatore della partita che ti dice: veicolo spia in arrivo, veicolo nemico spia in arrivo, e tutte queste cose qua. Allora, dopo un po' mi sono un po' rotte le balle, però vabbè, l'ho fatta comunque. Diciamo che sono riuscito a beccare partite molto buone, dove c'erano maestri prestigi che sparavano dalle 10 alle 15, aerei spia, scusatemi ragazzi, sono un po' perso, aerei spia, ne sparavano 10 o 15 a partita, quindi diciamo che un 6 o 7 ne tiravo giù a partita. Ho fatto, non per il Panzer, ma il primo, che adesso non mi ricordo come si chiama ragazzi, l'altro lanciatore. Con quello lì ho fatto, in una partita ne avevo fatti 13, era il mio record, 13 aerei distrutti, quindi, cioè, beh, non è male, basta trovare la partita giusta e si riescono a tirare giù tanti aerei. Niente, e poi cosa volevo dirmi? Boh, ragazzi, sono arrivato adesso finalmente, sono riuscito ad arrivare, intanto questo è morto di merda, ecco, non so se l'avete visto. E sono riuscito ad arrivare a 6.000 classificato mondiale, sto per arrivare sotto le 6.000. Cioè, devo dire che è molto impegnativo rimanere adesso tra le 6.000. Ogni giorno che non gioco praticamente perdo 200-300 classifiche. Quindi molto difficile. Io mi chiedo come cazzo giocano quegli altri. Sono proprio gente che gioca tutto il giorno e non si stacca mai. E io un po' mi annoio, cioè, ovviamente, come tutte le persone, perché poi giocando da solo ultimamente è ancora più noioso. E beh, niente, poi ho portato il PAM a 329, cioè 323 adesso. Sto proprio guardando adesso il mio coso, il rapporto di uccisioni di 1,52. Beh, non è un rapporto di uccisioni morti buono, perché io stavo giocando Black Ops 3, dopo ho cominciato subito a giocare qua e mi sono rovinato subito il rapporto, perché essendo abituato a saltare, a scivolare, a fare tutte quelle cose che potevi fare su Black Ops 3 che qua non puoi fare, mi sono abituato molto male, perché comunque Black Ops 3, diciamola, non è proprio un gioco bello, perché non è il Call of Duty che tutti conoscono. Il Call of Duty che tutti conoscono è questo, World at War 2, è proprio l'esempio dei migliori Call of Duty mai stati creati. Ebbene sì, niente, ragazzi, vi lascio
vi lascio con un pelo di musica, intanto il video sta per finire, mancano ancora credo 2 minuti. E niente ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale che non sto più guadagnando un centesimo neanche dai vecchi video. C'ho un video di Magaluf, della mia vacanza di Magaluf, se volete andare a vederlo andate a vederlo, ve lo lascio in descrizione. Quel video lì ogni giorno più o meno faccio 200 visualizzazioni, adesso sono quasi 6.000. Però ragazzi non guadagno più un centesimo. Avevo guadagnato sulla ventina di euro, qualcosa del genere. E niente, adesso non prendo più niente. Da nessun video di quelli che ho pubblicati non prendo niente. È come se sono inattivo su YouTube, diciamo. Non sto facendo più niente per fare qualcosa. Ebbene niente, qua ragazzi finisce la partita. Intanto alla fine ho parlato ed è finita pure. Finisce la partita, abbiamo fatto subito una sconfitta, però il risultato... Ecco qua fa vedere la kill finale, le 4 uccisioni col lanciatore. Qua faccio una e qua faccio la tripla che li prendo belli in pieno. Boom, bitch. Bella. Perfetto, 4 uccisioni. E niente ragazzi, il risultato lo fa vedere tra poco. Risultato. Ok, 62-17, beh, un po' esagerato prima col punteggio. 7.265 punti, ho fatto 4 partite così con questo punteggio, tutti da 7.000 punti. Bene, ragazzi, comunque il miglior modo per fare questi punteggi qua alti è sempre andare a prendere la postazione. Uccidere il nemico che c'è sulla postazione, conquistarla, poi ti uccidono, vai, ritorni, la riprendi, continui a fare così, come ho fatto io tutta la partita. E niente, qua ragazzi vedete anche alla fine, sul finale, 3.65 di rapporto alla partita, 670 punti al minuto. Niente ragazzi, bella a tutti, un saluto da Factor Mode.